È stata un'estate particolare, fatta di serate in giro per l'Italia. Tu incontri strane persone, soprattutto ti accadono cose all'autogrill. Sai quando fai tanti chilometri? Oh, mamma mia, finalmente. Io ero in bagno, ero tranquillo, si avvicina uno e guarda e fa, no, grande. E io, il giusto. Mi sono capitate persone che in Sardegna, Pitto sbeccarmi. Sì. Cognome è sardo. E chi è sardo? Ta mamma o tuo papà? Secondo te il cane? Chi è sardo? Ma soprattutto è stata l'estate di mia madre che voleva che a tutti i costi anch'io prendessi un cane. Ha preso un cane finalmente. Ed è troppo ansioso. Mi mette l'ansia. Tornavo a casa, aprivo il cane. Sembra che non lo vedi da un mese. Calmati, calmati, calmati. Calmati, calmati. Gli tocchi il cuore e senti. Calmati! Io il cane non me la sento. Poi tra l'altro l'ho anche avuto. Mia madre ha preso un cane. Ha detto prendi un cane che tu. Mamma non me la sento. Lei, il cane. Ricordati Angelo, tuo fratello. Ancora, sono figlio unico, mamma. È uguale. Chi ha il cane di quelle persone ci si può fidare. Hitler aveva due cani. Beh, direi di no. Quindi, questa è una teoria che non vale. L'altra sera eravamo in una cena. Ho sempre pensato già dai tempi di mia madre, di come le donne siano. La donna ha 30 anni e subito. Oddio, amore, facciamo un bambino? No. Oh, che bello quando nasce quelle manine. Lei diventa psicopatica. Che lo annusi. Fuori di testa, pazze. Poi il bambino nasce, lei si gira come Satana e ti dice «Eh certo, è facile così! Quando ha fame sai dove ciuccia? Dove vuoi che ciucci? Ciuccia lì! Ciuccia qui! E dove deve ciucciare? Psicopazza! Cazzo, io volevo l'Xbox! Tu volevi il figlio! E tu no, ma io, ma sì!» Sono pazzi anche mentre lavano i piatti. Amore, prendo un attimo un bicchiere. Yeah! La mano si scioglie. Quindi l'acqua scende, vedi il fumo, tu dici «Oh!» Si ispira all'Etna. Come si vede che voi non partorite? Sono pazze, sono psicopatiche. Quando tu vai a cena, cosa prendi amore? Del riso in bianco, vabbè, senza neanche le bacchette, lo mangio così, dell'insalata e basta. Poi usciamo dal ristorante e cominci a sentire boh. Amore, boh, cosa sarà? Boh. Sarà che hai fame? Sarà quello forse? Le donne, la Monica e la Geppi, la Monica. Allora, guarda, te lo dico sinceramente. Sono brava, ho una bella voce, sono simpatico. Eppure colorato c'è quella bellella. Dall'altra parte, secondo me la Belen, ma guarda, è lì perché era comandata. Secondo me un motivo ci sarà. Gli amici classico, sai gli uomini. Com'è la Belen? È bella, ma te lo sei seduto. No! Calmati! Mettiamo anche il caso che non capisca le battute dei comici. Mettiamo anche il caso che non sappia ballare. Che Belen non sappia cantare. Mi sono alzato e ho detto, te lo dico io. La vera domanda non è perché Belen è qui. La vera domanda è cosa ci fa Paolo. Poi ride come la Carrà. Questa è la vera domanda che tutti dovrebbero farsi. Le donne vanno in bagno in due. Se due uomini vanno in bagno, tutti, guarda, due ruffini. No, che vanno in bagno. Sono pazze in ogni momento della giornata. Sono pazze anche quando vanno in bagno. Una fa la pipì e l'altra pulisce subito perché sono psicopati. Ma vabbè. Nella convivenza ti accorgi delle nostre mamme. Una volta ricordo di aver lavato un paio di scarpe. Dicevo, mamma puzza. Ma va amore, non puzzi. Ho visto morire con i miei occhi una pianta finta. Ma l'uomo non è colpa nostra. Loro sono migliori. Entrano nel bagno, senti solo un'ora e un quarto. Esce dal bagno, vapore. Osama Bin Laden. Quando entra l'uomo, la capatoia a 7 metri, così può smerdarlo il bagno. Mentre riesce, la tendina via, non c'è più. Esce dalla doccia. Prende l'accappatoio, il bagno fa schifo, ma è durante la convivenza, Belen me la immagino così, e lei sexy anche in quel momento, al bagno così, me scava di fare la gaga, non capisco bene. Me sento che ho mangiato qualcosa di pesante, sento qualcosa, non capisco che cosa è, ma esce dal bagno, non c'è odore, tu entri, non c'è odore, alzi la tazza, le mosche nel bagno così, come profumata la Belen. Quando entra l'uomo, 7 giornali e Tex in più. Ora i più evoluti hanno live. Entra e la musica è completamente diversa. Oh mio Dio, ma che me so magnà? Oh mamma mia, dove magnà di vero? Oh mamma mia, oh mio Dio, tu. Mayday, mayday, ci stanno colpendo, aiuto, abbiamo problemi. L'odore in piedi vicino a lui così. L'odore va lì, prende il bambino. Vieni qui, respira. Lui apre la porta e tutta la famiglia. L'esaurimento comincia, proprio è lì, è imminente. A questa età, 37 anni, mi manda la pazzia il telegiornale. Non so se vi ricordate, quell'altro inverno nevicava. Incredibile, sta nevicando, la neve ci ha sorpresi. Incredibile cosa, è febbraio, scemo. Incredibile se è luglio, no, è febbraio.
Io avevo una compagnia telefonica che non prendeva mai, mai, mai. Qua dentro non prende nemmeno. Sono andato in negozio e ho detto: salve, buongiorno, vorrei cambiare compagnia telefonica. Il cellulare non prende mai. Beh, guardi, dipende. Lei che uso ne fa del telefono? Che uso ne faccio? Telefono, idiota. Allora sono andato un'altra compagnia telefonica. Dove lo usa questo telefono? Ma guardi, io non ho il bidet a casa. Il telefonino, mi piace mettere il telefono sotto. Non sopporto quelli che corrono nelle città. A parte correre per inalare, vedi Milano, una città piena di smog. E finché corri va bene, ci sta, è il tuo pensiero. Che tu passi in macchina e dici: ma perché questo scemo? Dai, sì, sì, sgasami in bocca. Ma perché farlo fermo ad un semaforo rosso così? Schiacciano con quel ditino sperando che scatti il verde. Ma un fulmine non può centrare quel semaforo, così la smette di correre. Maledetto. E lasciarlo lì. Non sopporto dove vendono le televisioni. In un grande negozio. Cacchio, questa è proprio bella. Mettersi lì e guardarla così. Arriva quello che lavora lì. Salve? Salve, salve. Le domande delle persone così bizzarre. Cercava una TV? No. Credo di aver sbagliato posto, giusto? I gusti dei gelati assurdi. Quando ero piccolo era bellissimo. Fanno gusti assurdi. Mangiavo il gelato al puffo. Era blu, era bellissimo. Ed aveva il sapore del puffo, credo. Buongiorno, siamo qua, incredibile. Allora, che gusti fa? Buongiorno, novità incredibile. Abbiamo gorgonzola, fragola e cozze. Me ne dà un cucchiaino. Non sopporto i quarantenni. Tu stai lì per uscire e dici: dai, usciamo ragazzi. Stasera un bel libro. No, neanche a parlarne. Una bella tisana calda. Ma la figa? Ma la cosa che più mi fa arrabbiare, non sopporto le persone che vai a comprare le scarpe, la signorina chiede: che numero hai? Lui: dipende. Ma cosa, scusami? Non è un pisello che cresce? Il piede è quello! E rimane sempre quello il piede. E vedere che dicono cose folli. Lavi la macchina e ci sta, piove, è andata così. E piove, succede a tutti. Ma c'è sempre quello che... Ma che ne dico? Sembra che lui ce l'ha con me. Ho lavato la macchina e piove. Tu veramente credi che mentre lì che cammina Dio si affaccia e fa: vediamo chi è quel coglione che ha lavato la macchina. Io devo dire la verità, ci sono delle cose che ormai mi mandano proprio fuori di testa, e mi mandano fuori di testa in generale i medici. Per esempio, oggi ero dal dentista. Come faccio a farti male? Hai in mano un ferro così, che fa... Qui, dentro la mia gengiva, qui. E non si rende conto di quanto possa creare dolore alle persone. Anche io, se ti prendo a calci in faccia, le mie scarpe non mi faranno male. Dentista, tra l'altro, che è questa cosa di doversi lavare i denti. Mattina, pomeriggio, la sera, anche il pomeriggio, e anche prima di fare colazione. Mi raccomando, Pintus, che se solo pensi di mangiare e lavati i denti, sembra un po' eccessivo. Come farsi un bidet prima di andare a fare la cacca. Ma per quale motivo dovrei fare una roba del genere? Anche quando la prima volta sono andato dal dietologo. Mangiamo, eh? Certo che mangiavo, sono venuto apposta. Che cazzo ridi? Avete mai fatto caso che il medico non sa nemmeno lui quello che sta scrivendo? Scrive in modo assurdo, ho capito il perché. Perché scrive e lo dice a voce alta. Lei mi prende, signor Pintus? Merdafol 3 compresse. 2 volte al giorno. Proviamo a leggere. Dici, sarà impossibile. Vai in farmacia. Ah sì, perfetto. Prendimi 2 scatole di Merdafol. Come ha fatto a leggerlo? Grazie.